Attenzione! I percorsi off-road mostrati nel video non sono normalmente accessibili ai mezzi motorizzati. Che scorci! Siamo in Val Grande. Anche questo qua è un sentiero che normalmente non si potrebbe percorrere, quindi abbiamo l'autorizzazione solo per questa manifestazione dell'animale, no, della moto. Ed ecco qua. È bello qua. Ma che spettacolo. Spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. E discesina qua, freno motore, oh, meno male, va. Anello in Val Grande finito, ora ci congiungiamo col resto del gruppo che ha fatto il percorso più difficile per poi andare verso Case Diviso. Adesso ci sono circa 10 km di asfalto, quindi taglio qua il video. Ci vediamo tra pochissimo. Mini ruscello. Ma che bella pineta. Ci siamo tutti. San Paracoppa. San Coppa, San Paracoppa, è un bel sentierino questo qua. Strong. Ora, un po' meno sassi, qua è godibile. Hop, hop. On the road to Case Diviso. On road è una parola troppo. Questo qua pezzo potrebbe essere pezzo, non mi ricordo se c'è un pezzo qua. Spettacolo,
mondo. Okay, ragazzi, stiamo andando verso Casa di Bisi. Dopo il ritorno probabilmente faremo quello sterrato che vedete lì a lato, che ci congiunge alla strada che porta verso il Tonale, uno dei tornati, credo. Conosco abbastanza la zona e credo che sarà così, ma lo scopriremo soltanto vivendo. Oh, vediamo l'Ercavallo, il Montotto, sotto quale montagna c'è il rifugio Bozzi, che potete trovare nei miei video. Ah, che spettacolo! Pensare che dopodomani sono a lavoro mi viene da piangere, porca palestra. Signora che era spaventatissima, non si sa da che cosa. Fa strano vederla verde questa valle, perché solitamente è gialla dalla siccità. Staremo a vedere ad agosto, quando tornerò su per le ferie. Anche perché fa un bel contrasto con le montagne ricche di ferro che sono rossastre. Sandero che piuttosto che fermarsi un attimo ci viene addosso, perché ricordiamoci che la precedenza c'era chi sale. Questa strada qua invece è percorribile da tutti, bella strettina, ma ci sta. Ed eccoci quasi all'abitato di Casa di Bisi. Cimitero, questo era un cimitero che nasceva come il cimitero di guerra. Cavallo. Qua ovviamente è uno dei parcheggi per lasciare la macchina, se no si può proseguire più avanti, adesso non so neanche strada faremo di preciso, per arrivare al parcheggio all'accesso del rifugio Bozzi. Torna verso il passo del Tonale, abbiamo lasciato alle spalle Casa di Bisi. Ovviamente anche questa strada è vietato percorrerla normalmente, si può percorrere però in mountain bike o a piedi. Bello, bel giro, veramente bello. Prossima volta da fare con una moto un po' più specialistica rispetto al V-Strom. Ma come avete visto, il V-Strom non si è tirato indietro. Se non ci piantiamo contro il muretto, meglio. Punk! San Paracoppa. Come vedete, questi quasi tutti i sentieri senza i permessi non si possono percorrere. Ecco, questi sterrati qua col V-Strom si fanno più che tranquillamente, il resto che abbiamo fatto prima un po' meno, eh. Comunque ci devo dire che sono neofita, non ho mai fatto corsi in una mazza. Una pineta, la strada del Tonale, ritorno verso Pond Lane. Drum che parte, si imbizzarrisce.
E qua finisce lo sterraggine. Spettacolo quanto duro, ragazzi, che spettacolo. Si sgana, perfect.